Facciamo le campane dall'anno 1000, nulla è cambiato, si lavora come il Medioevo. Noi siamo 26 generazioni e c'è stato sempre un Marinelli che ha continuato. Allora, sono Ettore Marinelli, lavoro in questa fonderia da quando sono nato perché appunto sono il figlio di Armando, uno dei due titolari. Sin da piccolo ho iniziato a toccare l'argilla, quindi a fare piccole sculture. Quindi ho voluto fare l'Accademia delle Belle Arti a Napoli. Un Erasmus a Parigi, proprio una scuola, cioè l'Accademia delle Belle Arti di Parigi. E qua mi occupo del reparto artistico, di tutta la parte che si occupa della decorazione delle campane e di creare monumenti. Tommaso Marinelli nell'Ottocento ci lascia un testo, ci dice: scrivo questo libro affinché voi potete così avere dei punti fermi per poter poi, diciamo così, andare avanti con la lavorazione. Lui inizia questo libro dicendo: per far campane bisogna essere uomo da bene, onesto e timorato di Dio.